Ci racconti che cos'è Pietrelcina a Betlemme, che andrà in onda il giorno di Natale alle 15.10 su Rai 1? Abbiamo partecipato a questo progetto molto bello che è Pietrelcina come Betlemme, ed è una docufiction che appunto vuole narrare la storia della natività attraverso gli occhi di Padre Pio. Il ruolo che insomma interpreto, tra l'altro si chiama Claudia, come me, è un ruolo di una donna, madre, moglie dei giorni nostri, quindi racconteremo attraverso una famiglia di uno spaccato di vita reale questa visita alla nonna Pietrelcina, dove appunto si affronteranno temi molto importanti come la fede, come la solidarietà per i bambini dell'Africa, e quindi insomma noi racconteremo attraverso questo spaccato di giornata natalizia molto quotidiana. Da lì si arriveranno a racconti dove ci saranno immagini invece del tempo della natività, usando come sfondo Pietrelcina, e gli interpreti ci sarà Enzo Palumbo, che sarà appunto mio marito, avremo due bimbi splendidi, la nonna interpretata da Isa Danieli, e poi ci saranno Michele Placido, che interpreterà Erode, Francesco Testi Giuseppe, Maria Giulia Rebel, insomma è tutti insieme, siamo qui per dare un grosso messaggio di amore, pace, speranza, fede, e vuole essere appunto, speriamo che venga colto questo messaggio di grande solidarietà anche per i bambini dell'Africa, che hanno sempre veramente tanto bisogno di aiuto, e speriamo che ci seguiranno in tanti per poter arrivare nel cuore delle persone, e noi veramente ci teniamo tantissimo. Quanto è importante per te andare in onda con questo programma proprio il giorno di Natale? Beh, tantissimo, perché comunque credo insomma nel Natale, come anche al di là di tutto, come una festa di grande unione familiare. È veramente stato bello partecipare, perché umanamente ho lavorato con persone straordinarie, è stato un bel clima, è bello insomma poter fare compagnia, speriamo, a tanti italiani che ci seguiranno il giorno proprio di Natale, il 25 dicembre su Rai 1 alle 15.10. E per me è stato importante, insomma poi sarà bello anche per me, insieme alla mia famiglia numerosa, di seguire insomma questo bel messaggio. Ti va di fare un saluto agli amici di Fanpage? Un grossissimo saluto agli amici di Fanpage, voglio augurare un buonissimo anno nuovo, un buon Natale, e speriamo insomma che veramente riusciamo tutti insieme con le nostre energie positive a rendere un po' questo mondo migliore. Tanti auguri.